Cari amici di YouTube, ben ritrovati in questo pazzeschissimo, bellissimo, stupendissimo, frighissimo video con il frigo. Allora, oggi l'abbigliamento, il capello rispecchia un po' l'andazzo del video, perché capelli un po' sfatti, camicia un po' da boscaiolo, agreste, un po' rustica, diciamo che dà un po' l'idea di quello che voglio fare, cioè voglio dare un'accezione, diciamo così, didattica a questo video. Didattica nel senso che vorrei, anzi, insegnarvi qualcosa. Infatti vi darò un piccolo assaggio del vocabolario del mio dialetto, quello veneto. Perché siccome su TikTok stanno impazzendo dei miei video in cui parlo veneto, ho detto ok, raga, facciamo un video in cui spiego, se riesco, qualche parola tra le mie preferite del dialetto veneto. Se non vedete TikTok, non mi seguite, andate subito, Frigogramma in TikTok, top, andateci subito ora. Allora, cominciamo subito. La prima parola che vorrei annunciare, diciamo così, è la parola onfega. La parola onfega, diciamo così, che è un po' difficile da tradurre e cercherò di usare degli esempi. Per esempio, quando lavate in lavastoviglie, non so, un bicchiere e esce fuori tutto opaco, lavato male, quindi non proprio bello brillante, si può dire questo bicchiere è un fegà, sto bicchiere è un fegà. Cioè, oddio, una traduzione non saprei neanche come dirla. È un fegato, come per esempio, oppure, quando mettete una camicia bianca tutto il giorno, tornate a casa e vedete che magari il colletto è un po' scurito, un po' sul grigetto, marroncino, perché a contatto con la pelle, un po' il sudore, il bianco si opacizza, no? E là si può dire, la camicia è un fegà. Quindi quel, no, sporco, però quello opaco, quel torbido, come, anche se una camicia torbida non si può dire, però per farvi capire più o meno il senso. La seconda parola è ingolfà. In italiano ingolfato, quindi neanche tanto così distante, e si può usare sia in ambito dei motori, quindi meccanica, sia nell'ambito della digestione. Perché? Allora, un motore ingolfato è quando fa fatica a partire, cioè fa... quando cerchi di accenderlo e... cos'è sto suono? Cosa sta dicendo? Vabbè, un motore che fa fatica ad accendersi, quindi un motore ingolfà. Ma tu puoi anche essere ingolfato, sono ingolfato, quando magari mangi esageratamente, cioè hai mangiato 8 portate a cena, asso ingolfa, cioè pieno, no, ingolfa, può essere stato in questo senso. La terza parola, terza, quarta anche, è scianta o sciantinea. Quindi scianta con la sua versione sciantinea, o vuol dire un po', per esempio, vorrei un po' di pane, vorrei una scianta de pan, vorrei una scianta de pan. Oppure vuoi un po' di vino, ma si dai, dammi una sciantinea, cioè un pochino, un poco, un pochino, dipende dall'ambito, ecco, diciamo così. Terza, anzi quarta, quinta, quella che è, parola è segoea. Segoea, con le vocali, mi raccomando, segoea, è la cipolla, segoea, meravigliosa cipolla, segoea. La sesta parola è il piron. Il piron è la forchetta. Piron, corteo, guciaro, forchetta, coltello, cucchiaio. Però piron è proprio grezzo veneto. Piron, dammi il piron. Cioè proprio... Dopo c'è l'altra parola che preferisco, che è scarpie. Allora, scarpie sono le ragnatele. E questa parola spesso è usata dentro una frase rivolta a chi magari si rivolge nei tuoi confronti in maniera acida, antipatica, arrogante. Ciò, gatto magna scarpie un co'. Hai mangiato ragnatele oggi, che in italiano non ha senso, però in dialetto significa, non so, in italiano puoi dire, quando una persona è antipatica, cos'hai bevuto? Veleno, hai mangiato acido, cioè, non so se si dice, ma... Quindi quel senso lì, gatto magna scarpie, per una persona che male si rivolge un po' in maniera aggressiva, ecco, gatto magna scarpie. Dopo c'è la parola curame. Allora, il curame è il cuoio. E anche qui è usata spesso nella frase, quando ti lamenti che hai fame, puoi dire, oddio, ho fame, la persona, il parente di turno, getto fame, hai fame, mangia curame. In italiano è, hai fame, mangia cuoio, zero senso. In dialetto è così, quelle frasette rimate, simpatiche, che si dicono, che però di senso non ne hanno. Di solito i bambini, quando si lamentano, getto fame, mangia curame, così, ma senza grandi significati profondi, ecco. La parola successiva è freschin, freschino, qui è abbastanza universale, intraducibile. Il freschino è quella puzza da uovo, quella puzza spesso associata, se appunto all'uovo, al pesce, andato a mangiare, cioè puzza da freschin. Ma continuiamo con la parola criare. Criare è piangere. Go cria, ho pianto. Ecco. Dopodiché
Proseguiamo con Santoea, anche qui come Segoea, Santoea, che è la madrina di battesimo, di solito comunque la madrina, me Santoea se a me madrina, cioè me Santoea è la mia madrina, ecco. Dopo abbiamo Sciafa, che è la sberla, oppure ancora meglio, cioè nel bel Veneto dentro, quello addentrato, proprio vero Veneto, a te do una mano roversa, cioè ti do una mano al rovescio, una mano storta, una mano roversa. Continuiamo con coglionare. Coglionare, deriva la parola coglion, che vabbè non la traduco perché si può capire. Coglionare è prendere in giro. Non sta a coglionarmi, non prendermi in giro, oppure guarda, tuo zio mega coglionà, tuo zio mi ha preso in giro. Sì, è prendere in giro, coglionare, coglionare, stupenda. Un'altra parola che mi piace da morire è moegia, e in base all'accento può rivolgersi o al tu, moegia, o al voi, moegia. E vuol dire in entrambi i casi smetterla, o tu smettila o voi smettetela. Per esempio, i bambini che litigano, moegia, tu che parli troppo, moegia. Per dire, no? Quindi smettere. Gea moito, la smetti, per dire, ecco, così, per darvi qualche esempio. Dopodiché c'è un'altra frasetta carina, fare un desio, ovvero fare un casino, fare un macello, in tutti i sensi, cioè il cane che si rotola nel fango entra in casa, guarda che desio che ha fatto, guarda che macello che ha fatto, una festa in discoteca, guarda che desio che fa, guarda che bordello, che casino. O una camera disordinata, guarda che desio che cose qua, guarda che disordine, che casino, ma casino, disordine, ecco, come macello, come significato. Allora, entriamo nel settore gastronomico con la parola durelo. La doppia L potrebbe risultare un po' ambigua, non lo ripeterò perché YouTube magari mi banna, quindi ci atteniamo a durelo. Il durelo, cari amici, è lo stomaco di pollo. Tremendo, si mangia, l'ho assaggiato, osceno, ebbene però esiste. Dopodiché abbiamo figa, anche qua YouTube può divertirsi a cancellarmi, a bannarmi. Figa, non accentato mi raccomando, figa è il fegato, anche qua piatto tremendo, si mangia, esiste, fegato alla veneziana, il patè, o anche nella salsa dei fagioli si mettono i fegatini per fare la salsa, sono tremendi da soli, io li odio personalmente, c'è gente che li mangia, vabbè, contenti loro. Altra parola bellissima è luganega, la luganega è la salsiccia, la luganega è un must, la luganega è stupenda. A volte si può anche usare, almeno nella mia famiglia si usa comunque tra parenti e amici che conosco, a tessina luganega, quando magari una persona un po' cicciottina, luganega, guarda che luganega che tessina, ma sì, ma è molto raro secondo me, non so perché da me lo usano. Dopo c'è la parola garba o garbo, che in italiano ha un senso, che garbo, che è questa persona, che è persona garbata. Garba è associata alla parola frutta, cioè guarda frutta se garba, è acida, poco matura, garba è poco maturo, riferito alla frutta, chi lo sappia, non so se ha altre accezioni, ma in teoria è questa. Per finire quasi c'è la parola baia, come segoea, santoea, mi raccomando. Baia significa balla, bugia, ma anche associato al bere tanto, cioè ieri sera ho fatto una baia, cioè ho bevuto, ho fatto una balla mortale, ho bevuto un sacco. Penultima parola è svampia. Svampia o svampio al maschile è una persona con la testa fra le nuvole, che c'è, non c'è, un po' cioè, tipo le bionde, no, per essere maschilista, ma le tipiche bionde stupide, ecco, cioè non so, la Cipriani per esempio potrebbe essere la svampia per eccellenza. Ciao Francesca, mi dispiace però è così, cioè. Per ultimo ma non per importanza, il verbo ciavarse o ciavar, dipende. Allora, che ha un significato di fregarsene, cioè maciavatene di quello che ti dice, cioè fregatene di quello che ti dicono, oppure, ma, oppure in accezioni un po' più volgari, va farte ciavare è un va farti benedire, per restare poetici senza che YouTube ci banni, oppure ieri sera goccia vana, tosa, benissima, ieri sera ho fatto l'amore, ecco. Ho fatto un po' di sesso, ho fatto l'amore, ecco. Si può usare anche con questo senso, quindi fregarsene, mandare a quel paese, oppure in ambito sessuale. Dunque, cari amici di YouTube, le parole in dialetto veneto sono infinite, una più bella dell'altra, più ricche di significato, pregnanti proprio.
Io ne ho selezionate alcune per non fare un video di 12.000 ore, perché già faccio video sempre super lunghi, devo stare un po' sotto coi tempi, se no qua restiamo a 40 follower, perché nessuno mi seguirà perché sono logorroico, ma vabbè. Se vi è piaciuto iscrivetevi, mettete like, spargete il verbo, taggatemi, parlatene, seguitemi su TikTok, che il mio dialetto veneto sta spopolando un sacco. Vi dirò, cari amici, che un mio video in Veneto ha raggiunto le 38.000 views. 38.000? No, 40 iscritti, 38.000. Cioè, nel senso. Quindi va bene, cari amici, grazie. Spero vi sia piaciuto. Magari se per caso sarà interessante, avrà successo, continuerò. Vi ringrazio, vi saluto, vi bacio. Alla prossima!